C'era stata una deflagrazione dell'ordine pubblico ieri con questo delitto così grave e dalla eziologia abbastanza complessa non c'era un apparente motivo per cui era stato commesso questo gravissimo delitto. Quindi a livello tecnico operativo abbiamo allertato tutti i dispositivi affinché questo pericolo non si propagasse in città, innanzitutto allertando tutti gli equipaggi e dotandolo ovviamente di giubbotti antiproiettili e adottando altre procedure operative. Dopodiché i nostri investigatori hanno iniziato la caccia a questo individuo che si è conclusa poi sostanzialmente nelle Marche con il brillante intervento della Polizia Stradale. Abbiamo operato una scelta di evitare che il soggetto si accorgesse di essere pedinato dalle forze di polizia. Abbiamo evitato dei posti di controllo, dei posti di blocco per evitare che il tassista diventasse un ostaggio di questo soggetto. Gli abbiamo dettato delle modalità operative di intervento, avendo avuto la possibilità di interloquire direttamente col tassista che ha eseguito le disposizioni del nostro funzionario e la Polizia Stradale con professionalità è riuscita a metterlo in sicurezza senza ulteriori problemi. I dispositivi di sorveglianza elettronica sia del locale sia quelli della città, c'è questo importante protocollo che sta per essere siglato tra la prefettura e il signor sindaco di Pescara, ci hanno aiutato nelle indagini insieme ad altri elementi che abbiamo raccolto. Poi all'interno dell'albergo la squadra mobile è giunta 5-6 minuti dopo che il soggetto a bordo del taxi aveva abbandonato l'albergo, poi si è recato in altre zone del nostro territorio e si stava rivolgendo all'estero. È lì che poi è scattata questo piano per poterlo intercettare in sicurezza. Aveva la prenotazione in questo albergo, è arrivato il 4 con previsione di fermarsi fino al 16 di questo mese, aveva sporadici rapporti con dei parenti, aveva un rapporto quasi nostalgico con questa città, c'è una componente emotiva che poi le indagini andranno a valutare che potrebbe aver inciso nella commissione di questo delitto, considerati i futili motivi per cui ha sprigionato la propria rabbia. Questi accertamenti li compirà la squadra mobile che si sta raccordando con l'autorità giudiziaria. In ogni caso non pare che la pistola fosse innanzitutto legalmente detenuta, non lo era, non pare sia di origine italiana, però questo lo confermeremo al termine degli accertamenti ancora in corso. Non sono passate ancora 24 ore dal fatto.